lo noce. Di nuovo. E allora, no, no, prima volta. Allora, cerchiamo di capire. No, cerca sempre di farmi la prima intervista a me. Questa volta, non dobbiamo fare le classifiche. Andiamo al sodo. Ora, voi avete preso drasticamente le distanze da Rinaldo Melucci. L'abbiamo sempre detto. Però fino a 20 giorni fa siamo in opposizione e adesso abbiamo un messo mese fa d'amore d'accordo di sfiducia. D'amore d'accordo. Un mese fa. Non è il fatto di mettersi d'accordo o meno, andare d'accordo o meno. Noi abbiamo visto che sono più le condizioni. Ma prima vi andava bene Rinaldo Melucci. Non è fatto di andare bene o non andare prima bene. La città era pulita e ora è sporca, come funziona? Noi abbiamo sempre sostenuto e abbiamo portato anche nelle commissioni, e tu eri presente, che c'erano delle difficoltà che andavano superate. Purtroppo abbiamo visto che nonostante le nostre sollecitazioni. Ma il SGP era uno spreco pure prima, è diventato solo uno spreco. Da parte del Partito Democratico è chiaro che non sono state accolte le nostre richieste. Consigliere, sai cosa mi sembra? Come se uno sputasse nel piatto in cui politicamente si è amministrato. Non è vero niente. Quando vediamo che le cose. Per sette anni avete amministrato voi con Melucci. Non stanno andando le cose per bene, bisogna avere quell'umiltà di dire a tutta la città che non ci sono più le condizioni, non ci sono più le condizioni di andare avanti. Ma sette anni avete governato con lui? Ma certo. Ora volete rifarvi una verginità politica? State rinnegando. Non è che uno rinnega, significa. Scusa, cosa hai detto? Il SGP non è uno spreco? A un certo punto si vede che le cose non vanno come devono andare. La città è sporca. Perché scusami. Mancarelli chi l'ha nominato? Io o tu? Scusami, hai letto oggi l'articolo sul giornale, sul quotidiano? Significa che le cose non vanno bene e bisogna rimediare. Dopo sette anni Melucci non va più bene. Si separano le persone dopo 30 anni di matrimonio. Ma il discorso bisogna avere anche il coraggio di fare queste cose. Se si vuole bene alla città, ripartiamo da Taranto stasera. Scordiamo un passato, simi Napoli poi sa. Non è così. Tu lo sai, io ho fatto il presidente del Consiglio, sai benissimo. E quindi con equilibrio, riconosco. Con equilibrio. Lo riconosco, vedi? Quando non c'è più le condizioni di poter andare avanti, uno deve chiudere. Sono degli specchi, non arrampichiamoci che poi si cambia. No, guarda Luigi, io sono 24 anni che io faccio politica, non mi sono mai arrampicato, ho messo sempre la faccia, la gente continua a votarmi proprio perché sa che persona sono. Io ho visto una virata a 360 gradi. Ma non è vero, non è vero.